Vampiro o lupo mannaro? Perché non entrate? Sono tutti e due proprio... Beh, hai capito. Parlate di ragazzi? Non questa volta. Parliamo di un nuovo film. Twilight. A dire il vero, Twilight 3 è bellissimo. Ho visto i primi due tipo un milione di volte. Tu quante volte? Ah, io non ho mai visto un film. Cosa? Qual è il problema? Ho solamente 16 giorni. Non ho mai avuto l'occasione. Ragazze, adesso abbiamo una missione. Di corsa all'auditorium. Via, abbiamo una situazione di emergenza. Ecco il primo film. La presentazione del secondo, il portachiavi. È imperativo che la prima visione del film per Frankie sia perfetta. Draculaura, collega il proiettore. Laguna, alza il volume. Io mi occupo delle casse. Non dimenticate il popcorn. Oh, i fazzoletti. Ah, posso aiutarvi? No, non muovere un dito. Goditi il film e basta. Ragazze, penso di capirne qualcosa di elettricità e... Temo che stiate per sovraccaricare il... No! Ora come faremo a guardare il film? Già, avevo le scariche agli elettrodi per la curiosità. Che c'è? Contatto! Com'è il film? Stupendo! Ti farà impazzire questo film! Impazzirò un milione di volte più! Ora ho trovato questo vecchio libro che parla di vampiri e sapete una cosa, ragazze? Ma dai, so già tutto sulla vita dei vampiri! Dici che puoi trasformarti in pipistrello? Ehi! Però io non te l'ho mai visto fare! Io? Allora dice che ti potrai trasformare quando sarai abbastanza grande. Oh, ma io sono abbastanza grande. Sì, lo faccio sempre. Facci vedere. Come? Adesso? ho bisogno di un po' di privacy. Mi trovate nel campanile, avete presente, con tutti gli altri pipistrelli. Non mi sono mai trasformata in vita mia. Pensa come un pipistrello, vivi come un pipistrello, sono un pipistrello adesso. È inutile. Non mi trasformerò mai. Oh, Draculaura! Ce l'ha fatta! Pipistrello! Pipistrello! Oggi è stato proprio uno spasso! Ti sei ritrasformata! Sei stata fantastica! Di tutta la classe sei l'unica ad aver preso un 10 e lode! Sì, sei stata proprio incredibile! Ah, non ho idea di cosa sia successo! Beh, non sapevo se correre o meno, dato che il mio fratellino mi ha mosso una gamba, ma non riuscirà a fermarmi, gareggerò sicuramente e batterò tutti quanti! Non batterai nessuno. Non avevo rivali per l'elezione della regina da urlo. Penso che qualche pettegolezzo telefonico farei in modo che prenda io tutti i voti. Claudine, la migliore, purtroppo è stata assalita da mosche carnivore della palude e non può più gareggiare. Risparmiate il voto. E perché nessuno risalga a me? Non ditelo a nessuno. Conosco proprio la ragazza giusta a cui spedire il messaggio. Inviato! Oh, wow! Ma è incredibile! Devo dirlo a tutti! Aspetta, non posso, non dovrei, voglio farlo, ma non posso! Forse solo Frankie non sarebbe a tutti! Che carino! Non ha molto senso mandare a tutti... Ma va bene! Che scossa! Colpa mia, cammino mentre sto messaggiando! Inviare... Grazie alla migliore campagna pubblicitaria via messaggio nella storia del Monster Rai è stata eletta vincitrice regina da urlo Claudine Wolf! Cosa? Com'è potuto succedere? È successo che l'hanno tutti votata. Chi scegliere? Claudine, ovvio, la più brava, e ora che l'hanno votata ci sarà un carnevale scolastico. Wow, che io ci crederesti mai? E non ero neanche in gara! Ah, il fratello Giannis sono vecchi di secoli. Justin Bieber è succulento. It burns. Ignoratelo. Salve ragazze, guardate qua, oggi sono un fuocano. Canesio, vedi di piantarla, lucignolo. Non sei così veloce, It. Ho più potenza io in una sola zampa che tu in tutto il tuo brutto corpo molliccio. Wow, mi bruciano le orecchie. Non sapete che le ragazze sono troppo fragili per la pista, non sanno gareggiare. Non puoi aver detto una cosa del genere a me proprio oggi. Potrei bruciare assieme alla pista senza problemi. Vedremo. Fiammella. Il primo che fa due giri vince. Il perdente deve pulire la fossa degli orrori. Io ci sto. Tenetemi la borsetta, libri, orecchini, portatile, telefono, trucchi, tutti i braccialetti. Ehi, Claude, guarda come dà una scottata alla tua sorellina. Fai pure, ciocco di legno, ma attento a non finire in fiamme tu.
Passerò da te ogni pomeriggio a prenderti in giro! Adesso, ragazze! Scommetto che non sapevi che stasera c'era la luna piena! Io e le mie amiche passeremo da te ogni pomeriggio a prenderti in giro! No, che doccia fredda! Secondo il mio oroscopo horror, oggi incontrerò il mio ragazzo perfetto! Bello, elegante, forte e affidabile! Oh! Dice che sarà il primo mostro su cui poserò gli occhi quando si alzeranno dalla pagina! Come sto? Perfetta! Sì, lo so, era ovvio! Dove è andato? No! Dice che se non riesco a incontrarlo prima della fine delle lezioni, lo perderò per sempre! 2 minuti fino all'ultima campanella! Ragazzi, fermatelo! Pronti, andiamo! Da questa parte! Per tutte le sfingi, va negli spogliatoi maschili, Frankie! Distrailo! Passeremo al piano B! Agli ordini! Ci penso io! Ranocchi? L'abbiamo fermato? Valeva la pena provarci. Va bene, arrivo. Se lascio la scuola sarà troppo tardi. Qual è il piano B? Saresti... Certo, e poi ho detto che neanche i fantasmi si mettono il bianco per il giorno dei morti, per dire. Ma al negozio dicevano che c'era solo bianco. Oh, l'oroscopo horror aveva proprio ragione. Sei il ragazzo perfetto, un ottimo ascoltatore. Oh, 9,5, stupendo! Invece no, merito di meglio. Ho studiato tutta la notte. Il signor Romper non dà mai 10, è più forte di lui. Sbagliato, questo era del faraone diplomatichesse. Mi conferisce il potere magico della persuasione. Non faresti meglio lasciar perdere Clint? Tuo padre non aveva detto che quella roba è maledetta? So quello che faccio. Signor Rotter, ho fatto il compito con assoluta perfezione. Perché non ho preso 10? Perché io non metto mai 10. Ma io merito 10 e lode. Ti meriti 10 e lode. Questo amuleto è così strano. Emana delle strane esalazioni, stai attenta. Oh, per favore, è tutto sotto controllo. No, troppa folla. Oh, faremo tardi. Scommettiamo? Potrei anche innamorarmi di questo potere. Il compito per domani. Sta usando quell'amuleto come una carta di credito senza limiti. Già, ma cosa farà quando arriverà il conto? Una giornata senza problemi, vi siete preoccupati tutto per nulla. Non c'è nessuna maledizione dell'amuleto. Ve l'ho detto che è tutto sotto controllo. Oh? Cosa? Cosa c'è? Ti sei sbagliata. L'esame consiste nell'impedire per una settimana che i vostri uovo bambini si rompano. Se trovo delle crepe, sarete bocciati! Oh, adoro le uova! Facci piano, Fiammella, ora gli cambiamo look, sarà bellissimo! Il compito più facile di tutti, Doos, fai il tuo giochetto. A puntino, dura una settimana, giusto? Sì. Fareste meglio a cambiare compagno. Perché ci dice così? Tutti sanno che i mostri marini sono dei pessimi genitori. Non è affatto vero, è un vecchio racconto da pescatore. 7 giorni! Niente crepe o vi bacio! Ci vede solo come delle lische di pesce. Gliela faremo vedere noi! Saremo i genitori migliori in assoluto! Carino, no? Ah, una scalfettura! Siete bocciati! Come bocciati? Non riesco a capire. Abbiamo fatto tutto bene. Oh? Dove le hai prese queste? Nel nido dei mostri, lassù. Il nostro uovo è l'unico che si è schiuso. Sapevo che saremmo stati perfetti. Devi piacergli davvero, ti ha invitato a pranzo al tavolo con i suoi amici. Non essere timida, so che tu e Slomo avete un sacco di lamenti da dirvi. Va bene, allora andiamo insieme. Se non sei l'unica ragazza non sarai così tesa. Frankie ti aiuterà, andiamo. Mm.
zombie. Hanno solo bisogno di rompere il ghiaccio. Io non saprei come rompere il ghiaccio, ma sono famoso per aver sciolto qualche cuore. Beh, se lo dici tu, potresti stare più attento? Sai, tra noi potrebbe scoccare una scintilla. Giulia, devo andare a rifarmi il trucco subito. So che dovrei stare là per te, ma qualche volta It diventa troppo caloroso per me. Pensi che funzionerà? Grazie per aver scambiato le sedie, It. Quella luce esalta davvero il rosso dei tuoi occhi. Ma è acqua, così mi bagni. Guardate, vado a succhiare il sangue al villaggio. Sei divertente, mi piace. No, ancora acqua. No. Ci vediamo a casa mia alle 8. Wow! Il tuo primo pigiama party. Devi essere eccitatissima. Un divertimento innocente. Fino a quando non giochiamo a obitorio o verità, così scopriremo che tipo di mostro sei veramente. Pigiama party, vediamo un po'. Ah! Obitorio o verità. Scopri i segreti più intimi dei tuoi amici. Oh no, Clio non vede l'ora di sapere qual è il ragazzo che mi piace. Che cosa farò? Cosa facciamo prima? Possiamo... Obitorio o sì. Verità? A meno che non vuoi che scopra qual è. Ho un'idea, divertiamoci con il trucco. È ora di... Cucinate! Basta, Izzy. È ora di obitorio o verità. Prima, Frankie, cosa scegli? Obitorio o verità? Obitorio? Obitorio, allora devi mandare un messaggio ai ragazzi. Festa a casa mia, diffondete la voce. Non credo che sia una buona idea. Perfetto, verità, chi è che ti piace? Ok, messaggio. Adesso. Sicura? Va bene, inviato. È pazzesco, non posso credere che tu l'abbia fatto. Ai tuoi prenderà un colpo quando arriveranno i ragazzi a casa tua. Casa mia? Clio, questo era il tuo telefono. Già, è la verità. Oh no! Allora, quanto hai preso? Il professore ha detto che deve vedere i miei genitori per parlarne. No, no! Un incontro mostri professori? Ci metteranno un secolo ad arrivare. Non si richiede un incontro mostri professori per delle buone notizie. Davvero? Sarai andata malissimo. Forse sarai rimandata. Per le pinne è terribile. Sono proprio finita. Poverina. Che cosa possiamo fare? Oh, ehi, io ce l'ho un'idea. Tutto quello che serve al professore è parlare con un parente, giusto? Allora, diamogliene uno. Io no. Seguiamo tutte quella lezione, ci riconoscerà. Allora chi? Ok, Slomo, ricorda, sei Cacciocca, prozia di secondo grado di Laguna. Sì, hai due cavallucci marini chiamati Blinky e Roger e vivi sotto il mare. Nel sud, sei australiana, per cui cambia accento, pronto? Perché Slomo è vestito da pulce di mare? Incontro mostri professori, no? Capito, non dovrai aspettare tanto a lungo per sapere quanto è andata male. Cosa? So che cercavate di aiutarmi, ma se prima ero solo bocciata, adesso mi espelleranno di sicuro! Signora, deve essere orgogliosa di Laguna. È la mia migliore studentessa. Miglior tema in assoluto. Che bella sorpresa! Visto? Te l'ho detto che andava tutto bene. Trasforma la spazzatura in carburante ecologico. Wow! Deve essere di... Giulia! Sbagliato, è mio. Questo sgangherottolo mi farà diventare la regina degli scienziati pazzi. Il trono sarà mio. Clio non è un trono. Sbagliato. È adatto a una regina come me. Gli effetti dell'acqua sulla carta igienica, curioso. No, Giulia, ti sei fatta ingannare da Clio. Devi imparare a farti valere. Esatto, non sei la schiava di Clio, giusto? È un'ingiustizia. Devi fare qualcosa. La regina deve essere punita. Grazie. Sì, il mio lavoro è nettamente superiore. Il trono è mio. Clio, quello non è un trono. Quello è il mio progetto di scienze. Una camera di reidratazione. Dite addio alla pelle secca. Non è divertente! Spero che si sia messa il suo favoloso mascara idrorepellente. Perché si potrebbe andare avanti così per tutto il giorno? Monster, monster high, 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 monster, monster
cielo.